Giovedì 27 ottobre, buongiorno, buongiorno ben ritrovati a tutti, cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 alle 7.30 del mattino, come di consueto, c'è la rassegna stampa. Diamo un'occhiata ai quotidiani del giorno, quindi il resto del carino, e il Corriere Adriatico che hanno gli inserti della provincia di Pesorbino. Prima di cominciare la rassegna, chiaramente vi anticipo che. Parleremo anche del terremoto con le ultime della notte. Ma diamo subito la comunicazione di servizio. Che ehm, rispetto a ciò che avevamo detto ieri sera nella lunga diretta che è terminata eh, 30 minuti dopo la mezzanotte e nella quale abbiamo sentito quasi tutti i sindaci della provincia di eh, Pesaro Urbino sulla questione delle scuole, eh, c'è un aggiornamento che è arrivato appunto in piena notte che riguarda il comune di Cartoceto e allora anche il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi ha eh, deciso, eh, dopo essersi consultato, di tenere per la giornata di oggi in via precauzionale le scuole chiuse, quindi anche a Cartoceto le scuole sono chiuse. Andiamo a vedere il Santo del Giorno subito. Il santo di oggi e poi andiamo uh, a vedere le eh, previsioni del tempo, se il santo ce l'abbiamo, se no eccolo qua. Allora, Sant'Evaristo, Papa e Martire, il sole è sorto alle 7:38 e tramonterà alle 18:06. Prima di andare, anzi, no, andiamo a vedere subito il tempo. Dai, in ordine: cielo sereno, eh, questa mattina inizialmente nuvoloso, ma abbiamo visto già. Che le nuvole si sono spostate al largo al mare e verso il sud della regione eh, quindi mano a mano scenderanno giù eh, queste questa perturbazione per il momento eh, questa mattina avremo sole eh, su quasi tutta la regione le temperature sono in diminuzione per la giornata di domani venerdì 28 ottobre cielo sereno su tutta la regione con temperature in diminuzione le minime eh, sabato tempo Tempo soleggiato su uh, tutta la regione Marche, vedete, con temperature in aumento nei valori massimi. Tempo stabile su tutta la regione anche uh, lunedì, martedì e mercoledì. Andiamo a vedere adesso il sito internet, occhiolanotizia.it, il nostro sito internet con uh, gli aggiornamenti, vedete in prima pagina gli aggiornamenti della notte e allora uh, lo facciamo subito, diciamo subito che per fortuna non ci sono vittime in questo terremoto, soltanto tante persone, eh, tante persone eh, che hanno dormito la ghiaccio, sicuramente eh, fuori casa, soprattutto man mano che si, eh, ci si avvicina alla zona dell'epicentro c'è soltanto un morto ma un morto per infarto un uomo di 73 anni è morto per un infarto a Tolentino probabilmente per lo shock provocato eh, dal terremoto si tratta della prima vittima indiretta del eh, sisma ehm, evacuati tre ospedali eh, quelli di Tolentino, Matelica e Cingoli poi sempre... Sul nostro sito internet le notizie della notte, 60 sono state le scosse tra le 19.10 e, e le 23, eh, le ultime due scosse di magnitudo superiore al 4.0 sono state registrate eh, tra le 5.50 e le 6 di questa mattina. Eh, una scossa di 4.1 alle 5.19, l'ultima alle 5.50, eh, notte trascorsa all'aperto eh, un po' in tutti i centri della provincia di eh, Macerata. Questo è il sito internet, adesso andiamo velocemente a leggere i giornali, dice tutto la pagina del Corriere Adriatico con la fotografia grande e il titolo, eccolo qua, ancora tu maledetto. Doppia violenta scossa di terremoto a distanza di poche ore, crolli e danni e più nella provincia di Macerata. Il sindaco di Ussa dice apocalittico. E tutto, tutte le pagine, gran parte delle pagine dell'edizione eh, marchigiana del Correo Adriatico, oggi si eh, raccontano di questa eh, giornata terribile che eh, ha fatto ripiombare nella paura alle 19. Eh, poco dopo le 19 di ieri tante tante persone speriamo che Dio ci ca si calmi poi eh, visto visto sciocco una bomba atomica pesano la gente in strada due repliche un'anomalia dopo due mesi l'incubo è tornato allora velocemente passiamo in rassegna tutte le pagine alcune delle pagine i titoli del Corriere Adriatico vedete qui c'è la cartina la cartina con eh, il, il sisma del 24 Uh, agosto e quella la scossa di ieri profondità 9 km 3 epicentro castel sant'angelo eh, sul nera in provincia di eh, macerata magnitudo 5.4 ma abbiamo detto la seconda più forte di 5.9 scosse da paura eh, torna l'incubo violento sciame sismico con epicentro nel versante maceratese poi ancora eh, torna il terrore in tutte le marche appunto Uh, visto, preci in ginocchio, i sindaci, una situazione spaventosa. Riaperta la tendopoli ad Arcuata del Tronto. Migliaia di persone passano la notte in uh, strada, come una bomba atomica. Invece, la seconda uh, scossa ha trovato tanta gente in uh, strada e nelle piazze. Testimonianze drammatiche. Il centro di visto transennato, i principali collegamenti bloccati. Molti uh, dormono in auto oppure uh, a, alla Croce Rossa italiana. Ancora dal Corriere, paura in tutta la provincia, gente di strada a Pesaro, evacuati il Teatro Rossini e gli edifici di Cinque Torri, stessa sorte, sorte a Urbino per il Sanzio, verifica il Duomo, telefoni in tilt, rassicurazioni sui social network e su WhatsApp, oggi scuole chiuse in molti comuni, le due scosse si sono avvertite dalla costa all'entroterra, c'è chi ha, ha dormito in auto, notte in bianco anche a Fano. Sono stati vissuti lunghi momenti di ansia e di timore, in preallarme i vigili del fuoco e la protezione civile. Saverio Olivi, presidente del CB Club Enrico Mattei, si è messo subito in contatto con i suoi volontari all'Arquata del Tronto per eh, inviare nuovi eh, rinforzi. E ancora scosse anomale. Ora siamo da capo. L'analisi di Gaetano De Luca, responsabile di monitoraggio antisismico in Abruzzo, due eventi in sequenza, quattro ravvicinati in un paio di, me un paio di mesi. È davvero una situazione mai vista. E che cosa dobbiamo aspettarci? Eh, la domanda di rito nei prossimi giorni. Risponde l'esperto difficile, dirlo con certezza. Direi che si ricomincia da capo. Ci sarà tutta la parte delle repliche sismiche che durerà mesi. E va ricordato che quella di ieri non era una replica, eh, non era. Eh, lo sciame sismico non c'entra nulla, questo è un nuovo terremoto. La chiamata del Premier, coraggio, eh, il governatore ha raggiunto Arquata del Tronto, Luca Ceriscioli, al telefono con il Premier Matteo Renzi e con la protezione eh, civile. Questa è una foto d'archivio di qualche eh, settimana fa dove appunto Renzi stringe la mano, come a dire, forza e coraggio. Al presidente della regione Luca Ceriscioli. Un inferno come due mesi fa: il 24 agosto, in piena notte, la scossa di terremoto devastò i, bagni, i borghi eh, marchigiani sugli Appennini. Ad Arquate, Pescara del Tronto, 51 morti, centinaia di feriti, il governo ha stanziato 4,5 miliardi, ma lo ricordiamo, per fortuna non si contano eh, vittime in questa eh, seconda eh, mandata di eh, scosse sismiche. Petrucci, che disastro, gli sfollati alla Casa del Parco, siamo ad Arquate del Tronto, trasferiti d'urgenza dopo le scosse negli alberghi della Costa, altre abitazioni sono venute giù a Pescara del Tronto, ma temo il crollo psicologico. Degli arquatani, tra l'altro l'avevamo visto, il sindaco eh, lo abbiamo intervistato, l'abbiamo visto eh, un po' più sereno, un po' più tranquillo nei giorni scorsi quando è venuto a, a salutare, a ringraziare i fanesi eh, in occasione anche della festa della protezione civile di eh, Fano, ha portato via anche eh, diciamo, un assegno con i, il. I fondi raccolti durante le tante iniziative a favore appunto di questo comune fortemente colpito. L'avevamo visto un po' più sereno, un po' più tranquillo eh, dopo tutto quello che è passato da quel 24 di agosto. Ieri, oggi è di nuovo in diretta su tutti i TG nazionali ad Arcuata per raccontare questo ennesimo incubo che sta vivendo lui e la sua chiaramente popolazione. Andiamo avanti velocemente con. Eh, con i giornali eh, sempre sul eh, tema del terremoto vediamo la prima pagina del eh, resto del Carlino due scosse e terrore terremoto alle 19.11 e alle 21.18 gente in strada qualcuno ha dormito in macchina fanno fabbrica a fuoco oggi scuole chiuse a pesaro in diversi comuni eh, dell'entroterra questa è la prima pagina del resto del Carlino di oggi entriamo allora a vedere una delle due pagine dedicate alla Sisma Gente in strada, Fano Fabbrica Fuoco, il Sindaco Ricci decide. Scuole chiuse. In serata anche serie e gambini seguono la decisione di Pesaro. Eh, molti clienti pesaresi hanno interrotto la cena alla prima scossa fuggendo fuori. Qualcuno ha deciso di ripartire. Questa è la dichiarazione eh, dei gestori degli alberghi che eh, hanno appunto registrato queste partenze anticipate da parte dei eh, clienti. Cambiamo e. Chiudiamo dunque la parentesi del, eh, del terremoto, vediamo le altre notizie. Torniamo, a, torniamo sul Corriere Adriatico, apriamo la pagina di Fano. Pubblicati i redditi dei politici, in testa c'è l'assessore Cecchetelli, la responsabile del bilancio ha dichiarato 95.000 euro, secondo il vice sindaco Marchegiani. Il sindaco invece percepisce eh, 45.000 euro all'anno, preceduto in giunta anche da eh, Cristian Fanesi. La cultura del bello, l'accolta dei 15 ormai ha compiuto 70 anni, l'amore per l'arte rinacque dopo la guerra mondiale, retrospettiva di Antonioni. Ancora dal Corriere, gag esileranti e brillantezza stregati dal San Costanzo Show, si parla del film in uscita nei prossimi giorni. Nelle sale cinematografiche di Fano, eh, stregati dalla Bruna, al terzo film in vernacolo fa nuovamente centro il regista Enri Secchiaroli. Questa è la fotografia, un fermo immagine dei sindaci Massimo Seri, Matteo Ricci e Maurizio Mangialardi con l'attore eh, Massimo Pagnoni. Andiamo sull'altra pagina di Fano, fondo anticrisi per 70.000 euro rifinanziato dal comune di Fano per aiutare le famiglie senza lavoro nella gestione quotidiana, contributi per l'affitto, per la spesa, le bollette a favore dei nuclei con redditi ISE di 9.000 euro. Eh, questa è la pagina eh, del, eh, del Corriere. Andiamo sulla valle del Cesano, 400 milioni dal governo per bloccare 8.000 movimenti franosi, lavori in corso per mettere in sicurezza il territorio, siamo a piagge dal rischio idrogeologico. Da Senigallia video in aula, non è un fatto isolato. Dopo il caso del ragazzino che ha filmato il fondo schiena della professoressa, riesplode la polemica genitori e insegnanti a confronto sui cellulari in classe. Richieste di provvedimenti e severe eh, punizioni. Elon eh, Giometti eh, dice "Non pensavamo di dover affrontare la questione anche nelle scuole eh, medie". Ancora L'altra pagina di Senigaglia: ladri scatenati nei cimiteri rubano rame, fiori e oggetti. Nel mirino anche le auto in sosta. A Montignano divelto pure il, il, il cancello. E allora, attenzione: lo dice e prendiamo spunto dal custode. Eh, furti di portafogli, eh, ma i più insopportabili sono quelli sulle lapidi, certamente. Però un consiglio: visto che tutti quanti andremo al cimitero nei prossimi giorni a fare una visita ai nostri cari, lo dicono le forze dell'ordine: non lasciate nelle auto parcheggiate fuori dal cimitero borse incustodite, chiavi e quant'altro. Portate via tutto, non lasciate e non date eh, la possibilità. A qualcuno di farci un pensierino, quindi eh, evitate di tenere oggetti eh, all'interno della propria auto, soprattutto in vista. La pagina di fano del Corriere Adriatico. Non solo una piscina, eh, un centro con tre vasche. È un passo il sogno atteso da vent'anni. Eh, a Gimarra, il presidente della Fondazione Fabio Tombari, Fondazione di Risparmio, svela il progetto. Sorgerebbe in un'area comunale in via Mattei, ma c'è il nodo di eh, Banca Marche. Cimitero a pezzi è una vita che si aspetta. Di fare i lavori dal comune, replicano la denuncia della lettrice. Progetti già pronti, mancano solo i soldi. Infiltrazioni, problemi strutturali e di impiantistica: serve un intervento radicale. Ospedale con, eh, contro documento per affossare muraglia: è meglio fosse sei ore. Intanto il PD litiga, Ricci arrogante, Seri invece testardo. Eh, sulla riforma costituzionale c'è il comitato del no che si è presentato a Fano ieri, i cittadini voteranno un testo del quale non sono in grado di comprendere gran parte del contenuto, dice Enzo Cicetti, ex sindaco di eh, Fano. In alcuni comuni sul terremoto, ancora eh, la pagina di Pesaro, in alcuni comuni oggi scolari a casa, Urbino, studenti atterriti tutti fuori in piazza della Repubblica è caduto l'intonaco, il fronte dell'entroterra con eh, situazioni ancora tutte da verificare, da monitorare. Eh, il provvedimento a disposizione il Palazzetto dello Sport a, ehm, eh, per gli studenti che sono appunto sotto eh, shock. Ancora eh, scuole, eh, siamo di nuovo sul Corriere Adriatico. Scuole, siamo a Pesaro, scuole centro storico 2 milioni in tre anni. No, scusate, siamo a Fossombrone. Il comune di Fossombrone ha approvato il piano delle opere. Eh, poi ancora, dal Corriere Adriatico Urbino. Guardate questa fotografia: mattanza bianca. 30 pecore sbranate, allarme lupi per fattorie e agriturismi, massacro nella campagna urbinata, animali dilaniati, altri morti invece per paura, ingenti sono i, eh, i danni. Eh, ormai è uno sterminio, dicono gli allevatori, eh, senza che ci sia la possibilità di potersi difendere. Numerosi esemplari erano eh, gravidi eh, e avevano un valore medio di 220 euro ciascuno. Eh, direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale Occhio alla notizia alle 20.30 e subito dopo una puntata in diretta di Missione Salute alla quale potete partecipare anche voi in eh, diretta facendo le domande ai nostri medici, ai nostri esperti. Ebbene, ci fermiamo qui dicevo, come sempre... Vi invito a eh, rimanere in contatto con la nostra redazione attraverso i contatti che già conoscete: WhatsApp al 338-4968-250? Oppure scaricatevi l'applicazione che trovate su Android o sull'Apple Store. È un'applicazione gratuita che vi dà la possibilità di rimanere sempre costantemente aggiornati e in contatto con la nostra redazione. È un'applicazione gratuita. E poi il sito internet: occhialanotizia.it. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti.